Buon coronavirus a tutti. Come avete passato il weekend? Io lo so come l'avete passato. L'avete passato disegnando l'animale simbolo di Segni New Generation Festival 2020. Bravi. Beh, non tutti, spero. E cosa? Non sapete di cosa sto parlando? Allora andatevi a guardare il video di venerdì, dove ci sono riassunti tutti gli indizi per indovinare l'animale simbolo del prossimo festival. Potete disegnarlo, potete scriverne il nome e mandarcelo. Ve lo sveleremo venerdì. Ma oggi è lunedì e si ricomincia con i lavori della settimana. Siete pronti? Oggi abbiamo con noi un ospite speciale. Sono tutti ospiti speciali. Abbiamo con noi Adriana Zamboni, che ha trasformato la sua cucina in un teatro. Cosa? Voi l'avete già fatto? Ah, che bravi che siete! Avete già fatto il teatrino delle ombre che vi ha insegnato a fare Fabrizio Montecchi e anche quello che vi ha insegnato a fare Lucio Diana. Siete bravissimi! Beh, e allora? Cosa aspettate a mandarceli? Da domani cominceremo a caricare anche i video che voi ci mandate, così potremo avere anche da voi delle nuove idee. Ma guardate bene quello che fa Adriana. Potete farlo anche voi. Sì, sì, prendete uno dei vostri libri preferiti, o di filastrocche, o anche solo un racconto. Lo aprite a caso e scegliete una pagina da raccontare con la tecnica che vi insegna Adriana. Poi scegliete gli oggetti, li portate in cucina, scegliete la farina, gli oggetti anche che si trovano proprio dentro gli armadietti, e con quelli potrete raccontare la vostra favola. Chiamate mamma o papà a farvi da cameraman, scegliete le inquadrature, scegliete se volete anche una musica da metterci sotto. Vedrete, è un gioco molto divertente. Aspettiamo i vostri video e buon coronavirus a tutti. Vi lascio con Adriana. Ciao! Oggi giochiamo con cucchiai, forchette e farina. Il sole viaggiava in cielo, allegro e glorioso, sul suo carro di fuoco, gettando i suoi raggi in tutte le direzioni. Con grande rabbia di una nuvola di umore temporalesco che borbottava: «Ciupone, mano bucata, butta via i tuoi raggi, vedrai, vedrai quanti te ne rimangono!» Nelle vigne, ogni acino d'uva che maturava sui tralci rubava un raggio al minuto, o anche due. E non c'era filo d'erba, o ragno, o fiore, o goccia d'acqua che non si prendesse la sua parte. Lascia, che tutti ti derubino! Vedrai come ti ringrazieranno quando non avrai più niente da farti rubobobare. Il sole continuava allegramente il suo viaggio, regalando raggi a milioni, a miliardi, senza contarli. Solo al tramonto contò i raggi che gli rimanevano. E guarda un po', non gliene mancava nemmeno uno. La nuvola, per la sorpresa, si sciolse in grandine. E il sole si tuffò allegramente nel mare.